Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Questo video sarà una merda. E sarà una merda perché sono le 22:17, sono tornato da 2 ore dall'Inghilterra, come si può notare da queste occhiaie, da questo coso qua. Non so più stare davanti a una telecamera, ma soprattutto perché sarà un video di merda, ragazzi. Perché oggi siamo su quel tumore di Sporkle, ragazzi. Sporkle, si notano le mie due settimane di lingua inglese, stupendo. Comunque ragazzi, bando alle ciance, devo portarvi un video per lunedì, sono tornato oggi che è domenica, sono le 22:29 in questo preciso istante e io devo registrare questo video e caricarlo per le 11:30 di domani. Sfida impossibile, voglio almeno 300 mi piace, so che non li raggiungiamo perché Sporkle sta sul cazzo a tutti. Detto ciò, in che cosa consiste questa challenge? Consiste, l'ho vista da Rocket come al solito, lui praticamente mi fornisce le challenge come fosse la droga. Consiste nel cercare di indovinare quali sono i Pokémon più utilizzati dagli allenatori del gioco, in sostanza la CPU, no? Tipo Koffing e Rattata, sta gente qua. Quindi direi di non perderci in ulteriore tempo, clicchiamo subito play quiz e preghiamo il sommo divino, che non me lo sono scordato per 2 settimane. Preghiamo che di fare almeno metà punti. Sono 60 i Pokémon, abbiamo 7 minuti, si può fare. Allora, iniziamo subito, molto banale. Rattata, cioè nel senso Rattata. Ah ok, perfetto, va così, Rattata. Koffing ce l'aveva pure mia sorella, ok. Minchia, Koffing 78 volte. Ho anche Grimer. Grimer per forza, ok, Grimer. PJ, zio, PJ ovunque. Spearow ce l'aveva pure mia sorella, anche questo. Oddio, Magikarp, c'erano tutti gli stronzi. Sì, infatti, c'erano tutti quelli con 6. Questi qua sono solo quelli dei 6 Pokémon. Caterpie. Weedle. Davvero non Weedle? Ok, perfetto, buono sapersi. Bidoof. I was really pulling for the... Cosa? Cosa? Ok, perfetto, questo era un troll. Starly? No, come no Starly? Shinx. Oddio, c'era un botto di gente che aveva Cricketut, forse. È possibile? No, ma seriamente? Ghastly, tutte le medium ce l'avevano. Ok, non lo so. Altri Pokémon di tipo... Raga, datemi... Pokémon di tipo... Oddish, non è di tipo acqua, lo so. Chi c'è ancora? Chi c'è? Non lo so. No, non va il... Gloom. Gloom, no. Come si chiamano? Mi viene... Bellsprout. Ok, perfetto, siamo già a 10 su 60, raga, onesto. Grimer, non so, altre... Ah, minchia, aspetta. Geodude. Onix, minchia, Geodude è uno di quelli più utilizzati in assoluto. A sto punto, anche Graveler, oserei dire. Esatto. Sto pensando, raga, ai monti, a ste cose qua, tipo cose belle. Non lo so, tipo acqua. Goldin, mi verrebbe da dirti. Wow, minchia, 51. Allora, forse anche Seeking, può darsi? Corsi? Così proprio a muzzo, madonna, veramente? Sidra? Bella, ok, no, Sidra, siamo già a un livello... Ah, aspetta. Tentacool, cioè ce l'aveva qua chiunque in prima gen questo Pokémon. Ecco, Sentret, forse. No? No, non Sentret, ok, perfetto. Non mi vengono in mente altri Pokémon. Hoothoot, che tipo... Utut, si scriveva così, non so come si scrive, questo potrebbe essere un problema. Non lo so, non lo so. Burmi, dai, chi è che non usa Burmi al giorno d'oggi? Shinx non lo usa nessuno. Ma poi è solo di prima gen, ora che ci penso, forse. Ok, perfetto, forse ho fatto un po' dei fail. Vediamo. Pocina. Sì, non so neanche come si scrive, tanto anche volendo. Wurmple. No, ok, non è solo prima gen, perfetto. Quindi, devo scoprire Pochina. Pociena. Come ti scrivo io a te? Oh, aspettate, Wingull. Wingull, ce l'aveva pure lo zio Ben. Wingull, Pelipper. Ok, minchia, pure Pelipper, non ci credo. Aspettate, come si chiamava? Zigzagoon. Ok, Zigzagoon e volendo, raga, a sto punto anche Furret. No, non era Furret, era Linoon. No, perfetto, non lo so. Oddio, Magnemite, volendo. Orco giù da 45 Magnemite, ok, perfetto.
Voltorb a sto punto, oserei dire. Chi c'è ancora? C'è un Pokémon vivente, Cascoon, non lo so. Andiamo sulle altre gen, raga. Sesta gen, chi c'è di sesta gen, raga? Bunnelby. No, perfetto, buono sapersi. Pidav, no. Fletchy, dai, Fletchy ce n'erano un po'. Perfetto, proprio zero ce n'erano. Ok, Magikarp, Gyarados, boh, che poi... Orco Giuda, 47 Gyarados, stai scherzando? Proviamo ad andare sulle evoluzioni, raga. Raticate, Weezing, Mac, perfetto, si è già andata a puttane la tecnica. Sto pensando ai raga, i centauri ci avevano 3000 poco. Aspettate, Mankey? No, perfetto, buono sapere. Machop c'è sicuro. Machop c'è sicuro, minchia, 60 poche, madonna. Machoke volendo, ok. Me ne manca uno lì, raga. Machop, chi c'è lì che potrebbe starci? Geodudonix. No, non è Kubo. Tell me again. non lo so. Perdonami. 71. Haunter. Ok, Haunter c'è. 71. Chi c'è, raga? Chi c'è? Aspettate, l'amico del Luke. Infatti, Pikachu, come ho fatto a dimenticarmelo? Sì, se mi tocco sempre i capelli è perché mi crollano in testa e mi danno fastidio alla madonna. Electabuzz, non lo so. Aiuto. Electrode. Veramente? Ok, perfetto, buono sapersi. Chi c'è? Raga, prima gen, datemi una mano, qualcosa. Sto pensando ai capipalestra. Staryu, ok. Starmi, no, non ci credevo neanche io, ve lo giuro. Non lo so, di tipo fuoco. Ah no, aspettate, no, sono quelli degli allenatori. Ok, mi sa che ho perso tantissimo. Fatemi pensare. Bidoof, Burmy, Wormadam. Che cazzo c'è in quella quarta gen maledetta? Ponita. Davvero? Ok, perfetto, questa è un'ottima cosa, non lo sapevo. Se parlo a bassa voce e non mi sentite è normale. Non so chi altro mettere, veramente. Ponita, di seconda gen, chi c'è? Che Pokémon abbiamo di seconda gen? Clefairy. Urkujuda, ok, perfetto. Forse anche Jigglypuff a sto punto. No, esatto. Oddio, sapete che... Sand Ryu. Ok, perfetto. Ekans, mi è venuta l'illuminazione. Arbok, no, ok. Sand Slash, no, perfetto. Illuminazione, raga, due paia di palle cubiche. Abra, non lo so. Chi c'è ancora? A parte che ho perso, però vabbè, dettagli. Ekans, Sand Ryu, tipo erba ce l'avevano tutti. Tipo erba. Wow. Tangela. Gesù. Ok, perfetto. 36 su 60. It's been a long day without you, my friend. Zubat! Come ho fatto a dimenticare Zubat? Golbat, Kadabra non l'avrei mai preso. Carvagno non l'avrei mai preso. Meryl mai. Numel mai. Meditite no. Wilmer no. O Roselli avrei potuto. Shelder, Krogan, Growlit ci poteva arrivare. Pochino non lo sapevo scrivere. Mannaggia lui e alla sua madre. Glamiao, Pidgeot avrei potuto svegliarmi. Draga, Zubat, ho dimenticato Zubat. Sto piangendo. Ho dimenticato le Wolves. Davvero ti sfidano più con Firov che con Spirov? Figo. John Frog. Ok, perfetto, avrei potuto... No, raga, però su Zubat mi sono caduto veramente male. Cioè, su Zubat veramente. Vabbè, ragazzi, alla fin fine è andata come è andata. Abbiamo fatto 36 su 60, che alla fine è uno score decente. La qualità della facecam fa cagare, perché notte. Detto ciò, io ho portato a termine la mia missione di portarvi un video per lunedì, almeno di registrarlo, poi si vede se riesco a editarlo o no. E niente, spero che vi sia piaciuto. Se è così, invito a lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale. Se volete vedere altre challenge, fatemelo sapere con dei commenti. E nulla, spero di ricordarmi di lasciarvi in descrizione o nei commenti il link della challenge per farla tutti assieme appassionatamente. Sclerare, anche se avete visto questo video sapete già le soluzioni, quindi non varrebbe masticazzi, e poi l'avete già fatta tutti da Luke.
E nulla. Io non so più fare la mia outro.